Eccoci quasi, Mi eh. pareva che c'era sull'anima, mi pareva. Allora, ieri sera hanno fatto la conferenza della Apple, quelli della mela. Vuoi della mela? Sì, dov'è una mela qua? Ecco qua. Questi qua, zia, quelli della Madonna. mela. Allora, ascoltami. Hanno parlato di una collaborazione con l'emittente televisivo americano HBO, con questa nuova piattaforma che sarà realizzata esclusivamente per la Apple TV, che non viene aggiornata, però viene abbassata di prezzo. Poi hanno rinnovato tutta la categoria dei MacBook Pro, MacBook Air, mettendo nuovi processori e nuove schede video. E poi hanno introdotto il nuovo portatile per eccellenza, il nuovo MacBook. Questo nuovo portatile, zia, è completamente nuovo, ancora più leggero, più sottile e più performante del MacBook Air, di cui rimane ancora in catalogo. Abbiamo questo portatile quindi ultra fino con un display da 12 pollici Retina, quindi con una super ultra definizione. Disponibile in tre colori, come l'iPhone e come l'iPad, quindi avremo grigio, siderale, argento e oro. Questo computer qua, zia, essendo così fino, ha questo computer qua, questo portatile è talmente tanto fino che per realizzarlo hanno dovuto fare questa scheda logica, cioè la scheda in cui vengono montati tutti i componenti, un terzo, come dire, grande, ecco, grande, un terzo rispetto a quella del MacBook Air, quindi è piccolissima e tutti i componenti sono messi a pennello. Dopo hanno messo questo trackpad force che capisce quanta forza facciamo nel tocco, introdotto anche sul MacBook Pro, mentre tutto il resto è batteria, una batteria strana, fatta multistrato per garantire 12 ore di performance a questo portatile. Ma c'è sempre la stessa forma, io penso, sempre la stessa cosa, solo che cambia nome. Sì, poi abbiamo una porta USB sola, una porta USB Type-C, quindi reversibile e piccola piccola. Mica Quindi hanno piccola. tolto tutte le porte, infatti ci sarà in vendita per soli, fra virgolette, 89 euro un adattatore che da questa USB Type-C viene fuori Volta HDMI, e gira, USB o un cadiamo altro. sempre lì. Disponibile dal 10 aprile, prezzo base 1500 euro. Madonna santa, Tanti sei bes. mesi, non più soldi, Ma io lo si aspettavo. paga il nome, Ma io lo aspettavo da tanto tempo, no? zia. Aspettiamo, Quindi preparate che intorno al 15 aprile facciamo il video del computer, no? eh? Dopo, finalmente hanno parlato di questo Allora già. orologio che dovrebbe uscire in preordine e nei vari Apple Così Store. potessi aggiustare i miei, che sono sempre fermi. Quindi ora che ho la. Allora, ci sarà anche l'orologio in oro. Allora, disponibile dal 10 aprile in pre-order e possibilità di sbisiare nell'Apple Store e dal 24, mi sembra, aprile o 26, se non mi sfugge la data, possibilità di acquisto. Ovviamente non in Italia, la prima ondata non in Italia, C'è una zia. zona di stati grandi, Stati grandi in Italia, sempre per ultima. l'Italia è sempre zero. Allora, il prezzo costa tanti soldi. Tanti soldi. Questo orologio parte da circa 350 euro, 350 euro. fino ad arrivare a più di 10.000 euro per il modello in oro. Madonna santa, La batteria esageranza. di questo orologio dura Un giorno. un giorno Troppo fatto poco però. di 18 ore. Cioè, ma troppo poco però Allora, adesso ti arriva il quesito. dura. Io circa 2 settimane fa su Kickstarter ho finanziato e appoggiato il progetto di questo Pebble Time Steel, questo orologio di nuova generazione della ditta Pebble, che sempre su Kickstarter aveva realizzato il primo modello.
Questo orologio di base dura 7 giorni. 7 giorni, madonna. Ovviamente, come caratteristiche tecniche, è inferiore all'Apple Watch, costa di meno e circa una settimana fa, per contrastare l'annuncio di questo Apple Watch, l'Apple, ha annunciato il Time Steal, la versione di lusso di questo orologio, che viene 250 euro. E io ho fatto lo switch su Kickstarter e ho preso questo orologio qui, che dovrebbe arrivare a luglio. Quindi, adesso la domanda è: prendiamo l'Apple Watch e cancelliamo il Pebble Time Steal o teniamo il Pebble Time Steal, non prendiamo l'Apple Watch? Oppure, terza opzione, li prendiamo tutti e due? Non c'è da spendere di soldi, ti prego. Quindi, cosa mi consigli? Non c'è da spendere, io ti consiglio di non spendere tanti soldi. Aspettate prima che lo provi qualcuno per vedere come che va. E E dopo fare il passo. devo fare il passo, mi devo fare il passo più lungo della gamba. Aspettate che sia un altro prima di fare il passo, devo vedere come che va la roba. Dopo si può buttarsi dentro. Non si può buttarsi a occhio chiuso in una scatola. Perché questo sarà il primo smartwatch dell'Apple. Dopo per quello si può buttarsi sotto a occhi chiuso. Quindi però il portatile lo compriamo, eh? Il computer nuovo lo compriamo perché il modello che ho io me lo compra già la moglie di Alex. Quindi siamo a posto. Va bene? E ma non so quando di fare come che ti pensi di fare, ma stare attento ai passi falsi. Sì, ma il computer lo prendiamo mentre facciamo una scelta più oculata con l'orologio. Va Va bene? bene. E ricordiamo però, zia, che il Pebble Time Steal dura 10 giorni. Quindi abbiamo una batteria di 10 giorni contro una batteria di 18 ore. Mi pare tanto differenza, eh? Bisogna stare attenti prima di comprare. Quindi, Quindi un saluto a tutti e e alla prossima. vediamo come va a finire. Ciao! Ciao. Saluta Sandro. Ciao No, qua no, qua, saluta Sandro. Sandro. Digi Alk. Ciao Sandro. Sì, e digli qualcosa, no? Ciao Sandro, come stai? Sandro, quando vieni a trovarmi? Che ti preparo un bicchiere di aranciata. Ecco. Ciao. Ciao. Dammi di bere, dammi, la bocca asciutta. Cosa vuoi di bere, zia? Mi fa che mi ha preso la mamma nel frigorifero l'ananas. Non vuoi vino? Eh? Un got di vino? No vino, No? Boh. no. Mi fa che è ananas dentro, sono cose che mi ha preso Cristina. Ciao. Ciao.